Il titolo del vostro film è ispirato a una celebre canzone, ma a me ha fatto quasi pensare a un dolce imperativo, ama la vita. È secondo voi una chiave di lettura possibile per questo film? Assolutamente sì, penso che sia una possibile interpretazione questa dell'imperativo. もともと Live Life って矢野明子さんの歌のタイトルなので、それ自体が多分いろんな解釈を矢野明子さんは許しているタイプなので、 Questa appunto è un'opera, come dice lei, un brano di Akiko Yano e secondo me appunto si presta e lei stessa sarà contenta di avere varie idee e varie interpretazioni per questa. L'evento tragico che cambia il corso del film può essere una scelta dettata dalla possibilità di mostrare come un lutto possa cambiare gli equilibri della quotidianità. Era questo il suo intento, cioè mostrare come un evento tragico e improvviso possa sconvolgere gli equilibri che ci siamo costruiti magari a fatica? それはその通りですね。 私はいつも映画を作るときに、できるだけ普遍的なことを描きたいと思っています。普遍的なことというのは、つまり映画というのはそもそも自分にはこういうふうに世界が見えているということのフィードバックだと思うので、自分自身にとってやっぱり揺るぎがないと思うこと、これはもう覆しようがないことというのをモチーフにすると思っていて、それはこの作品だと、いくつかあるんですけど、3つ挙げるとすると、1つは人はいつか死ぬっていうこと。 で、もう一つは、私たちはどうしたって、やっぱり基本的にはその、私たちは孤独であるということ。人は、その個人は孤独であるということ。で、もう一つは、やはり私たちの人生はいつ何が起きるかわからないっていう、その予測可能性ですよね。今こうやって話してるけど、いきなり今、もしく、日本に住んでると特に地震というのはいつ起きるかわからない。いわば自然災害がいつ起きるかわからない社会なので、ますますそういった 思いが強くなるんですけど、今ここにいても私がこうインタビューを楽しく終えて外に出たとその他もしかしたら車にひかれて死んじゃうかもしれないし、そういった意味や目的を持って私たちの人生を連続してるわけではなくて、本当に常にその瞬間意味も目的もなく何が起きるかわからないというような不安を抱えているものである、というのがやっぱりこの映画の大きな世界観です。 Assolutamente sì, perché quello che io cerco di proporre all'interno della mia cinematografia sono tutti quanti delle tematiche che sono universali. Va detto che ovviamente il cinema per ogni cineasta è un po' una rappresentazione del modo in cui lui o lei vedono il mondo e anche una sorta di feedback che uno appunto ottiene da quella che è la propria visione del mondo. E quello che io cerco di proporre nei miei film sono sempre dei concetti che sono dei concetti estremamente saldi, dei concetti che sono irreversibili e nella fattispecie sono tre. Uno è che comunque la morte a un certo punto arrivi per tutti. Due è che c'è la solitudine e questa solitudine in vari modi, in varie modalità, in vari livelli è qualcosa che tutti noi abbiamo o abbiamo a che fare. E tre è il fatto che non si sappia cosa potrà succedere in un secondo momento, quindi una certa imprevedibilità. Ad esempio noi in Giappone percepiamo molto questo concetto dell'imprevedibilità perché abbiamo il problema dei terremoti che accadono con una certa frequenza e anche con una certa intensità. E in realtà anche io stesso, adesso sto facendo questa intervista con lei, ma poi magari vado in strada e vengo preso da una macchina e muoio sul colpo. Quindi noi cerchiamo di dare a volte un significato o uno scopo alla nostra vita e farla proseguire. Tuttavia non necessariamente la nostra vita seguirà secondo certi significati e scopi, perché comunque le cose succedono appunto senza una ragione e questo tipo di insicurezza fa parte della visione del mondo che in questo caso ho voluto proprio proporre. Trovo molto commovente come il tuo personaggio cerchi suo figlio negli oggetti della quotidianità che gli appartenevano. Penso al gioco da tavolo che si vede all'inizio del film e che poi torna nel corso della pellicola. Credi che Love Life sia anche un film sulla memoria? Perché c'è un'altra scena bellissima in cui il personaggio di Park esorta il tuo personaggio a non dimenticare. こうっていうふうにこう一俳優が決めつけて言ってしまうのはちょっと怖いので
その時の太古の心情的なことで言います、その時の太古の心情的なことで言いますと、忘れたくないのに周りの人たちが早くその悲しみから次のステップに行きなよって言ってくることが理解できなかったんです。 Siccome comunque è sempre strano che un attore o un'attrice dica, prenda una posizione nei confronti di un film, soprattutto avendo qua il regista, preferisco diciamo inserirmi in quella che è la visione di Taeko per rispondere. Questo fatto che lei ovviamente non volesse scordare, però al tempo stesso tutti attorno a lei le dicevano di far presto a cercare di arrivare al passo successivo della sua vita, a risolvere questa situazione e a cercare di arrivare al passo successivo nella sua vita, ebbene lei questo alla fine non riusciva a comprenderlo. Grazie mille per il vostro tempo. Allora,